Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro programma Incontri. Questa settimana ospite il professore Giosi Gullotta. Buonasera Giosi. Buonasera a voi, grazie di avermi invitato. Grazie per aver accolto il nostro invito. Come diciamo sempre, parlando della storia, fra virgolette, dei nostri ospiti, racconteremo pezzetti di storia della nostra città e con il professore Gullotta possiamo toccare vari momenti della nostra storia cittadina. Ma andiamo nell'attualità, è tempo di esami di maturità, esami quest'anno molto particolari che rimarranno nella storia. Parliamo di questo subito perché il professore Gullotta in questi giorni è commissario d'esami, esattamente a Scordia, e ci racconta come sono questi esami quest'anno molto particolari, vero Giuseppe? Sì, sono esami molto particolari perché chiaramente la tensione si sente fra noi commissari di esami. Come voi sapete, la commissione è tutta interna quest'anno. Noi siamo mandati a Scordia o in altri paesi per fare da presidente di commissione, quindi un pochino da notai della situazione. Ma io sono stato a Scordia diversi anni e quindi conosco benissimo l'ambiente. Ma appena arrivati ieri eravamo veramente strani, tutti con mascherine, pulizia, tante cose che non ci permettevano questo contatto umano. Ieri abbiamo fatto anche il calendario d'esami e devi pensare che abbiamo dovuto chiamare i ragazzi uno ogni ora, quindi domani incominceremo gli esami uno ogni ora, cioè mercoledì, uno ogni ora di distanza, e i ragazzi non possono venire ad assistere agli esami. Quindi quel piacere, quella voglia per i compagni, per la famiglia di partecipare all'esame non ci sarà. Quindi sarà un esame un po' strano, sì, Un ma po' già strano, esiste. ricordiamo che non ce l'ho scritto quest'anno. E oltre dal punto di vista didattico è tutta un'altra cosa, anche il nostro lavoro è un pochino più complicato da una parte, perché in un'ora di interrogazioni praticamente dobbiamo fare quello che invece si faceva con tre prove d'esame, prima, seconda e orale, addirittura quando c'erano, per esempio il linguistico, ne faceva tre prove d'esame scritte e poi l'esame orale, quindi quattro. Quest'anno è tutto diverso, ma è così, speriamo finisca presto e possiamo passare, tornare alla norma di cui talvolta abbiamo tanto bisogno. Professore Gullotta, a proposito di finire, quest'anno sarà l'ultimo anno per lei di presidente di commissione d'esame, perché c'è un motivo ben particolare, quest'anno è il suo ultimo anno di professore, perché lei va in pensione, quindi lascia la scuola, lascia il mondo della scuola, lascia soprattutto i suoi ragazzi, 30 anni al liceo classico di Adano, al liceo di Adano. Ma diciamo, vogliamo ricordare, prima di parlare della pensione, del futuro, ecco come ha iniziato la sua attività scolastica, prima dei 30 anni al liceo di Adano, i primi passi, Beh, dove sono stati? i primi passi è sempre quello che La gavetta, diciamo. facciamo un pochino tutti. Scuola privata all'inizio, sono stato al glorioso magistrale di Adrano, il Giovanni XXIII, tanto per intenderci, come tanti di noi, abbiamo iniziato là per prendere il punteggio, la solita trafila. Poi le prime supplenze che ci hanno fatto girare un pochino tutta la Sicilia, da Gran Michele a Leonforte, a Enna, Caltagirone, chi più ne ha più ne metta, fino a quando un concorso ci ha permesso di entrare di ruolo. E poi sono entrato io di ruolo nella scuola media. Nella scuola media ho fatto un pochino provincia di Enna, poi Maletto, un anno ad Adrano, Mazzini e Guzzardi in contemporanea. L'unico anno in queste due scuole, ma di cui serbo un ottimo ricordo, e poi il passaggio, il ritorno a casa, io lo chiamavo, cioè nella mia scuola. Cioè io ho fatto il liceo classico, come tanti di noi, e quindi insegnare al liceo classico per me era un punto d'arrivo. E quindi quando ci sono riuscito nel 91 ero l'uomo più felice del mondo, cioè l'insegnante più felice del mondo. E il liceo è diventata la mia casa per 30 anni e lasciarla oggi mi fa un po' di senso.
Non ci sono discussioni, mi fa un po' di senso perché ci sono tanti ricordi, c'è tanta storia. Io a questa scuola ho dato tantissimo, tantissimo perché mi sono impegnato a più non posso e ho ricevuto più di quello che ho dato sicuramente, a livello umano, a livello emotivo. Se oggi io dico il ruolo che ho nella società di Adrano, oggi, perché la gente mi riconosce per quello che sono, è grazie al liceo, grazie ai miei colleghi, grazie ai genitori dei miei alunni e special modo grazie ai miei alunni che oggi mi riempiono di gioia, mi riempiono di gioia con i loro messaggini dicendomi mi sono laureata, sono diventata mamma, mi sto sposando o addirittura, cose che ormai capita, salvo purtroppo sì, l'età c'è, mi portano il figlio che nel frattempo è diventato mio alunno, quindi sì, dice ora ti prego. E nel frattempo li abbiamo anche diplomati, quindi io mi ritrovo con genitori che erano miei alunni al liceo e che ho avuto i figli alunni al liceo. Quindi è con bellissimo. I figli degli alunni. Beh, bellissimo, cioè questa è un'esperienza molto bella. Certo, quindi... alla vigilia della pensione, ecco come immagina uno il suo futuro da pensionato, ecco, perché insomma c'è sempre un dibattito su questo argomento, c'è chi teme il futuro da pensionato, il fatto di non avere più una vita regolare, c'è chi invece dice no, io non vedo l'ora, insomma cosa si immagina adesso, qual è il futuro del professore Gullotta in pensione? Ma salvo, ti dico la verità, in questo momento non l'immagino. Non l'immagino perché ancora mi sento insegnante a tempo pieno. La mia scelta di andare in pensione quest'anno è facile. Purtroppo le leggi italiane non sono così sicure. Cambia un governo e cambia tutto. Io ho fatto, vado in pensione con quasi 44 anni di servizio. E quindi ho dato alla scuola tutto quello che devo dare, non sto andando via per stanchezza, ci tengo a precisarlo, sto andando via per paura che leggi possono poi andare a inficiare un percorso, non vado via per stanchezza, quindi non posso dire che sto scappando da scuola, anche perché probabilmente resterò legato alla scuola con corsi pomeridiani, esterni, eccetera, poi si vede perché la scuola è assolutamente la mia vita, non ci sono dubbi. Cosa immagino? Immagino che ricomincio, anzi forse lo faccio per la prima volta, a innamorarmi della campagna. Tu lo sai perché sto riprendendo qualche appezzamento di terreno che magari... E non consideravo e che invece scopro che è bello amare e stare in contatto con la campagna e poi è inutile dire viaggiare, non ci sono dubbi, è quello che ho fatto sempre nella mia vita, spero di avere più tempo di farlo, no? Ti faccio un esempio, ieri Padre Abate, il buon Padre Abate mi ha invitato a un viaggio in Israele e Giordania che io ho rimandato sempre nella mia vita perché non ero pronto. Ho detto, forse è la volta buona che incominciamo a pensarci per andare. Poi sicuramente viaggerò più spesso per gli Stati Uniti, la terra dove è nata e vissuta mia moglie, quindi mi verrà più facile andare là e trascorrere magari un po' di tempo, non sarà male. E poi, va bene, l'impegno nel sociale continuerà, specialmente all'interno della parrocchia, con Padre Abate mi ritaglierà un ruolo e spero di poter dare il mio contributo nelle attività. Senti, per chiudere la parentesi del mondo della scuola, 30, 44 anni sono tantissimi tanti, ma c'è un momento in particolare che ti è rimasto dentro, nel tuo cuore, nella tua mente, che ti ha accompagnato nella tua carriera scolastica, uno, due, c'è qualche aneddoto, qualche particolare che fa parte della tua memoria, insomma, scolastica? Ma salvo, quello è veramente difficile, quello mi chiedi, sarebbe quasi impossibile. Ora,
brutalmente andare a pensare a uno, due, 10, 1000 momenti, perché dovrei pensare a quasi tutti gli esami di maturità, dovrei pensare ai tanti successi degli alunni, ai colleghi che andavano in pensione, dovrei pensare veramente tante cose. Se mi costringi a farlo, per esempio, alle tante gite scolastiche, io ho accompagnato decine e decine di gite scolastiche, quelli, i ragazzi sono i momenti che ricordano sempre, quindi se devo sceglierne uno in totale, così metto insieme la mia scuola, il liceo, e metto insieme i miei alunni, penso ai viaggi, per esempio a York, agli scambi culturali che i ragazzi hanno fatto in Svezia e a York in Inghilterra, dove ci siamo stati 2 volte con 2 classi diverse e dove i ragazzi hanno fatto un percorso di 21 giorni di scuola e quelli sono stati 3 settimane veramente speciali. I rapporti che si sono creati con gli alunni sono davvero particolari perché ci si conosce, si vive insieme e là io penso si può incidere di più. Nella crescita dei ragazzi, sì, questo se devo sceglierne uno, ma sono sicuro ne sto dimenticando centinaia. Certo. Insomma, i viaggi che fanno parte della tua vita, non solo scolastica, facciamo un passo indietro di 40 anni. Ecco, nel 1979 nasce ad Adano la prima agenzia scolastica, non nasce, scusa, agenzia di viaggi. Non nasce a caso perché tutto è frutto anche di uno studio, di studi che sono stati fatti. Tu hai insegnato lingue. Assieme a te c'erano altri tuoi colleghi, Giuseppe Giuseppe Bulla e e Nunzio Nunzio Castiglione. Castiglione, anche loro insegnanti di lingue. 40 anni fa nasce l'agenzia di viaggi Fantastic Travel. All'inizio, insomma, in quegli anni non era facile dire questa parola perché era piuttosto difficile. Sì. Fantastic Travel all'inizio era difficile scriverlo, ma anche dirlo. Adesso è diventato Vero, patrimonio degli adaniti, è facile per noi vero, vero. adesso, dopo tanti anni, dire Fantastic Travel perché tantissimi adaniti, migliaia di adaniti hanno avuto a che fare con questa agenzia, ma non solo per organizzare il viaggio di nozze, andare a trovare i consigli per una gita, ma anche per fare il biglietto del treno, per andare all'estero. Ecco, spieghiamo appunto perché è stata importante per la nostra città questa agenzia di viaggi e come nasce l'idea da tre giovani, allora che iniziavano a intraprendere la carriera scolastica, ma pensavano anche ad altro, quindi a sviluppare anche una nuova idea non solo di turismo, ma anche di servizi, di fornire servizi alla città. Nasceva l'idea facilmente dal fatto che, come hai detto tu, eravamo 3 insegnanti di lingue. Giuseppe Bulla insegnava francese e io e Nunzio eravamo insegnanti di inglese, giovani insegnanti, avevamo 22 anni. Oggi tutte e tre in pensione. Oggi sì, andiamo tutte e 3 in pensione perché andiamo a completare questa nostra carriera scolastica. Dall'agenzia ci siamo pensionati 3 anni fa. Ecco, non l'abbiamo detto, l'agenzia chiude nel Nel 2017. 2017 ha chiuso un pezzo di storia della nostra città. 40 anni, 38 anni precisamente. Abbiamo aperto nel 79, come ricordavo, abbiamo chiuso nel 2017, 38 anni di lavoro, dove abbiamo fatto tante cose, Salvo, perché siamo contenti. Siamo contenti perché abbiamo portato l'idea del viaggio a gente che purtroppo era abituata ad andare a Catania per comprare il biglietto. E andare a Catania nel 79 non è come oggi andare a Catania. Andare a Catania significava prendere l'autobus, spostarsi, prendere la lettonina, spostarsi. Era un'impresa andare a comprare il biglietto alla stazione. Quindi noi eravamo contenti di poter dare un servizio. E iniziava così l'idea dell'agenzia. Ma in realtà noi abbiamo aperto come centro traduttori e interpreti. E sono orgoglioso di dire questo. Perché il nostro primo lavoro come centro traduttori è stato il contratto della centrale solare. Noi abbiamo tradotto in francese e in inglese il contratto della centrale solare per il comune di Adrano. Quindi
è stato molto bello. Noi per esempio abbiamo avuto l'incarico quando è stata inaugurata con Sandro Pertini, lo ricordo per tutti, io e insieme a una ragazza che abbiamo preso per il tedesco, eravamo gli interpreti ufficiali tra i tecnici e Sandro Pertini nel momento in cui inaugurava la centrale solare. Quindi sono momenti un po' particolari, stare accanto a Sandro Pertini, che poi non ci ha chiesto niente, devo dire la verità, ormai era anche lui nella sua fase finale, non abbiamo fatto in realtà lavoro, eravamo là ma non abbiamo fatto niente. Poi subito dopo abbiamo accoppiato l'amore per le lingue con l'amore per i viaggi. Scusa Giuseppe, diciamo perché la traduzione, perché del progetto centrale solare facevano parte, certo, erano partner anche gruppi stranieri. Assolutamente, era un partenariato pubblico e privato dove c'era tutto un contratto con l'Unione Europea, eccetera. Noi siamo stati pagati dall'Unione Europea, ricordo quel contratto, 1 milione. Di lire. Di lire. 1 milione di lire era, certo, per noi era un qualche cosa di eccezionale, certo, che abbiamo fatto con attenzione e questo ci ha permesso di incominciare ad andare avanti. Abbiamo preso una stalla e l'abbiamo trasformata in un ufficio. La sede non è stata sempre quella di via Carlo Marx, vogliamo ricordare quella originale che in questo momento mi sfugge. Via Garibaldi, fine via Garibaldi. Quindi zona... Noi abbiamo aperto in fine via Garibaldi, cioè che allora era quasi periferia, certo, della città, ma ripeto, era una stalla reale, perché abbiamo fatto uscire l'asinello e l'abbiamo, letteralmente, l'abbiamo resa fruibile e da lì abbiamo iniziato. Quindi, poi dalla stalla alle 5 stelle degli hotel, sì. E quindi il nostro amore per i viaggi ci ha portato a far viaggiare la gente e abbiamo esperienze salvo bellissime, cioè tutta la gente di Adrano che oggi ha 80 anni o qualcosa del genere, o i giovani che si sono sposati, oggi sessantenni o cinquantenni, vengono a dirci: ah, tu hai fatto, organizzato il mio viaggio di nozze, tu c'eri quando sono stato a Parigi. Ed è una cosa fantastica, bellissima, di cui siamo veramente contenti, veramente contenti. Prima di tutto perché ci ha dato lavoro e non è mai male. Considera che da là noi abbiamo dato la possibilità ad aprire molte agenzie di viaggi del territorio, certo, cioè l'agenzia di Bronte, Regalbuto, Ragalna, Nicolosi, Biancavilla, hanno tutte aperto grazie alla nostra assistenza, quindi di ciò siamo particolarmente contenti, inutile dirlo. Spero che abbiamo fatto qualche cosa anche per la crescita culturale del nostro, certo, paese. Fantastic Travel, che non era solo un'agenzia per organizzare viaggi, la gita, ma era, come ho detto all'inizio, anche offriva dei servizi. Sì. Parlavamo prima, non era solo uno sportello per andare a acquistare il biglietto del treno, ma anche, come hai detto prima, tecnicamente, perché mi dicevi era il posto, a parte la ferrovia, dove si vendevano più, sì, biglietti in Sicilia. Sì, per cinque anni siamo stati lo sportello non in ferrovia che ha venduto più biglietti. Eravamo i primi in Sicilia per 5 anni di seguito, quindi acquistavano biglietti da noi anche tante altre agenzie. Ma se mi permetti, la cosa più bella che una volta poi abbiamo fatto, perché siamo cresciuti tantissimo, eravamo diventati per l'Alitalia agenzia primaria per tutto il sud Italia per l'Egitto. Per l'Egitto. E noi quindi vendevamo biglietti per l'Egitto da Napoli in giù. Quindi cioè, anche alle altre agenzie, dici? Certo. La gente di Palermo, di Cosenza, di Catanzaro, per acquistare biglietti particolari a prezzi particolari doveva chiamare noi. La gente impazziva, perché quello di Napoli dice: ma voi dove siete? Noi dicevamo: ad Adrano. Cioè? E quello continuava a dire: come? E io devo venire ad Adrano? Ma un'è Adrano? Dice: dove l'avete inventato? Certo. E si arrabbiavano perché... Ma quindi dovevano venire materialmente? No. Poi noi, diciamo, vendevamo ovviamente spedendo, eccetera, eccetera. Ovviamente i biglietti si facevano, però eravamo noi
a venderli. Sì. Cioè noi eravamo un punto di vendita per tutto il Sud Italia. Poi purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di che questa cosa si è interrotta a causa di un paio di attentati in Egitto che poi hanno bloccato quel turismo. Noi eravamo, facevamo da tour operator sull'Egitto, avevamo fatto un Deplian e quindi vendevamo alle altre agenzie non solo il viaggio, il biglietto aereo, ma il pacchetto. Poi ci fu il boom anche dei villaggi turistici, Terrasini, Città del Mare, ci fu un periodo negli anni 90 dove insomma era quasi d'obbligo per, non dico per tutti, ma per tanti andarsi a fare una settimana nei villaggi turistici. Città del Mare era quella più ambita, giusto? Sì, anche perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere un rapporto privilegiato con Città del Mare, non tanto dal punto di vista economico, perché ovviamente c'erano le agenzie del nord che vendevano alla grande, ma dal punto di vista umano. Abbiamo creato con quei ragazzi, che allora erano giovincelli, oggi sono sessantenni anche loro, che iniziavano a lavorare, direttore, marketing, eccetera, abbiamo creato rapporti umani eccezionali, loro venivano a trovarci spesso a Redrano, quindi noi a Terrasina eravamo di casa e i nostri, tra virgolette, clienti, che loro scherzavano sempre e ci dicevano, perché noi telefonavamo, vedi che sta venendo Salvo Siroti, vedi che è un amico mio, ah? Quindi me lo devi trattare in maniera... Mi disse, ma tu tutti amici hai, tutto Adrano è amico tuo. Quindi gli adraniti avevano un rapporto privilegiato. Avevano un rapporto privilegiato con Città del Mare, grazie a questo rapporto umano, e in Sicilia è la cosa più bella, il rapporto umano. È bello questo perché Adrano... diciamo queste cose di solito nascono nelle grandi città. C'è una Fantastic Travel, diciamo poteva, ecco, il fatto che sia nato in un centro piccolo, perché rispetto a Catania, certo, Adrano non è niente, quindi Adrano si è sviluppato, si è identificato in una agenzia di viaggio come simbolo di crescita anche sociale e lavorativa, insomma fu uno dei primi punti importanti della nostra città per farsi anche conoscere, come dicevi prima. Sì, sì, perché... sì, Salvo, perché ti dico un aneddoto. Ovviamente negli anni che poi siamo cresciuti parecchio, non possiamo nasconderlo, chiaramente c'era stato offerto di spostarci a Catania. Dice, scusa, ma è meglio che aprite un posto a Catania e basta, dice, sarebbe più giusto e così diventate veramente, crescete. Per esempio, certo, stavamo dimenticando il turismo scolastico. Noi il turismo scolastico eravamo veramente forti, vendevamo viaggi a tutte le scuole della Sicilia orientale, senz'altro, da Messina a Siracusa a Ragusa, con una certa regolarità. Quindi volevano che andassimo a Catania. Noi abbiamo pensato a tutto questo e invece poi abbiamo fatto la scelta di acquistare casa in via Carlo Marx a Radrano e quella farla diventare la nostra sede, e ha detto questa è casa nostra e fin quando, certo, sarà aperto questa è casa nostra e resterà casa nostra fino alla fine. Certo, Fantastic Travel nasce a Radrano, un trasferimento a Catania sarebbe stato un po' come tradire la propria identità. Ma non aveva senso, non aveva senso, noi siamo adraniti fino al... Vabbè, poi insomma l'agenzia è stata la prima di una lunga serie, poi sono nate tantissime altre agenzie, poi sì, l'avvento, certo. Poi l'avvento di internet, diciamo... L'avvento di internet ha rotto questo rapporto, l'avvento di internet ha fatto morire l'idea dell'agente di viaggio, cioè l'idea di colui che ti doveva consigliare, tutto era basato sul prezzo. Quanto costa il viaggio? E alla fine su internet l'ho trovato 10 euro in meno. E tu non potevi stare là a spiegare. Prima un viaggio di nozze era... La gente veniva per fare il viaggio di nozze e stava là ore, vero, vero, per diversi giorni. Anche perché voleva il consiglio, bravo, da parte di un amico. Bravo, e tu facevi meglio così, meglio colà e ragionavi.
alla fine non era più così, era, certo. Perché fortunatamente, io dico fortunatamente, la gente aveva la possibilità anche di capire, di studiare su internet quali erano le varie possibilità e quindi il tuo ruolo veniva a scemare e allora alla fine abbiamo, poi quando la gente poteva comprare tranquillamente i biglietti e tutto tramite internet eccetera, abbiamo capito che forse il nostro momento di essere gente di viaggio era... Si era chiusa una fase, come in tutte le cose, come la scuola si sta chiudendo una fase, l'agenzia ha chiuso una fase, sono le fasi della vita che dobbiamo accettare, quindi come le cose nascono, alla fine muoiono, si chiude. Certo, tu sei stato impegnato in vari campi, abbiamo ricordato quello scolastico, quello dell'agenzia, dei viaggi, però vedo che il tema viaggi si rinnova sempre nella tua vita anche. Per il futuro, dicevi, forse andrò in America, andrò in Israele, insomma, la tua vita, il viaggio rimane diciamo, il tema principale, d'altronde uno che studia lingue. Che, pensa che la mia tesi di laurea era su Jack Kerouac, e il romanzo principale di Jack Kerouac è On the Road, che è un viaggio. Sulla strada, certo. E quindi diventa un viaggio, quindi è così. Anche bene. Perché i tuoi alunni... ovviamente tu hai insegnato lingue, i tuoi alunni in questi ultimi anni hanno preso strade diverse rispetto a 30 anni fa, diciamo adesso ci sono anche nuovi modi di lavorare, nuove opportunità e parlavamo prima, insomma ci sono anche tanti tuoi alunni che stanno lavorando grazie anche agli insegnamenti che hanno ottenuto al liceo. Ma cambiamo argomento perché sennò parliamo solo di scuola. No, ma sugli alunni volevo dirti una cosa, sì. Salvo. Sugli alunni volevo, perché è inutile dire, la cosa più importante, gli alunni sono praticamente la cosa più importante della mia vita, oltre alla famiglia. Il liceo ha costruito ragazzi stupendi. Voi non avete l'idea della grande realtà che questo liceo ha costruito. Dovete pensare che noi abbiamo veramente, non dico medici, avvocati, eccetera, che forse che già sono una gran cosa, ma questa è una cosa stupenda che ritroviamo quasi in ogni angolo. Ne abbiamo scienziati, abbiamo giudici, abbiamo primari, abbiamo gente che oggi ha 40 anni, 50 anni, che ha ruoli che noi nemmeno immaginiamo. E tutto parte da questo liceo, quindi un grazie forte 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 al nostro liceo, a tutti i miei colleghi che lavorano con questi ragazzi, arrabbiandoci, certe volte delusi, certe volte facendo arrabbiare i ragazzi, eccetera, ma alla fine vuol dire che qualche cosa di positivo si costruisce, se poi i risultati sono ragazzi seri, ragazzi per bene, ragazzi che hanno la voglia di crescere nella società e fare crescere la società, purtroppo parecchi di loro vanno via e questa è una grande pecca nostra, ma devono crearsi un futuro. Recentemente ho avuto un paio di ragazzi che sono diventati diaconi, preti e anche questo è, abbiamo bisogno anche di questo e quindi è una cosa stupenda, quindi per i ragazzi mi tocchi in modo particolare, l'hai capito nella nostra chiacchierata. Per un docente è così, insomma, perché gli alunni ricorderanno per sempre, ogni alunno ricorda per sempre i suoi professori, sì, senz'altro, dalla maestra dell'elementare sino a quello della laurea, ma soprattutto quelli che vengono ricordati sono quelli del liceo, insomma, della scuola superiore. Sì. A proposito di scuola, Giosi, con te abbiamo fatto una puntata speciale di incontri per ricordare un personaggio importante della nostra città. Lo dico a te, facciamo nome e cognome. Lo faccio io, voto in dire, Angelo Abadessa. Il preside Abadessa che ci ha lasciato qualche anno fa e che è stato anche un punto di riferimento importante per te. Per me è stato, io lo definivo sempre un padre putativo, l'ho detto sempre, io ho visto in lui un modello. Io dico sempre che i ragazzi hanno bisogno di modelli positivi. Più modelli positivi hanno davanti, più riescono a crescere nel migliore dei modi. Io ho avuto la fortuna, una volta mi disse Antonio Politi, che noi abbiamo avuto dei capisaldi,
dei modelli positivi da imitare. E uno di questi, insieme ad altri, uno di questi era sicuramente Angelo Baressa, come docente. Io l'ho avuto docente alla scuola media, come preside, l'ho avuto da preside quando sono stato quell'anno alla Mazzini, ma soprattutto come uomo di cultura, come uomo politico, che ho tentato negli anni poi indegnamente di imitare. E Angelo Baressa è stato per noi, per tutta una mia generazione, per me in particolare, un punto di riferimento che resterà sempre nella mia vita. Un uomo che anche di grande umiltà. Assolutamente. C'è un momento della sua vita che è emblematico perché dimostra la grandezza di un uomo anche ad accettare ruoli che possono sembrare secondari. Angelo Baressa poteva fare non solo il deputato nazionale, il senatore, poteva fare il sindaco di Adano per chissà per quanti decenni, in un momento storico importante della sua vita decide addirittura di fare il vice sindaco, non che poi l'ha fatto, diciamo candidato vice sindaco, lo fa a un giovanissimo che aveva la metà della sua età a Torino. Ed era stato suo alunno. Ed era stato suo alunno e decide di candidarsi a vice sindaco in un momento politico importante della nostra città, e questo dimostra la grandezza di un uomo che poteva veramente... Sempre un passo indietro... a supporto degli altri. A proposito di politica, Giuse, è stata importante anche nella tua vita, sei stato assessore, sei stato consigliere al Comune di Adano. Della tua attività politica cosa vogliamo ricordare? Anche se c'è un momento emblematico anche per te, non so se lo ricorderai tu o casomai lo faccio io. Intanto parliamo della tua vita, del tuo impegno politico. Ma sai, Salvo, io ho fatto sempre politica. Io mi sono iscritto al liceo che era nel 69, non so se mi spiego. Io ho fatto il liceo dal 69 al 74. E erano gli anni che in tutta Italia si faceva politica. Ci si schierava, giusto o sbagliato, ma tutti i giovani facevano politica. E da allora il mio impegno politico c'è stato sempre. Io sono entrato giovanissimo a far parte di un certo mondo politico ed ero ben contento, specialmente perché trovavo gente come Angelo Baressa a rappresentarlo, e quindi mi sono trovato là. Poi a un certo punto della mia vita ho capito che non bastava, come ci insegnava Angelo Baressa, l'impegno teorico politico, ma bisognava entrare nel l'agone amministrativo, certo. Bisognava dare veramente l'apporto, perché è facile fare politica criticando, certo, tutto, molto più difficile è fare politica tentando di amministrare, facendo diventare le teorie, diventare pratica. Esatto. Diceva bisogna incidere, a volte arriva il momento in cui bisogna incidere. Bisognava metterci la faccia, e allora questo è stato quando io ho deciso di entrare a metterci la faccia, e sono diventato consigliere comunale, per 5 anni ho fatto il consigliere comunale e credetemi, ho tentato di farlo nel miglior modo possibile, non voglio sciorinare numeri per evitare Sei problemi. Sei stato pure assessore o ho sbagliato? Poi sono stato, per 5 anni ho fatto il consigliere comunale, ero capogruppo dell'allora PDL, e per 5 anni sono stato tra virgolette all'opposizione di quella che era l'amministrazione di quel momento, e è stato molto bello perché, credetemi, ho tentato di farlo nel migliore dei modi, e ripeto, non voglio fare numeri per evitare problemi. E poi avevo deciso di non fare più il consigliere comunale, sì, perché sì, sono stato chiamato nella consigliatura successiva a fare prima l'assessore, e poi il sindaco Ferrante mi ha nominato per un anno e mezzo vice sindaco, e sono stato vice sindaco per un anno e mezzo. Ed è stato un impegno molto, molto, molto serio e forte. 8 anni della mia vita l'ho dedicato a questo, tralasciando tantissimo anche
gli affetti, la famiglia e tutte queste cose per cercare di dare il massimo. Anche quello è stato un momento che poi ho detto ok, chiudiamola là, chiudiamola, perché purtroppo come tutte le cose c'è un inizio, ripeto, e una fine, e quindi diamo spazio agli altri. Ecco, dicevo che c'è un momento emblematico per tutti. Certo. Sono piccoli episodi che dimostrano, diciamo, come ho detto prima per il preside Abbadessa, un gesto di grande umiltà che dimostra la grandezza di un uomo che, altro che vice sindaco, poteva fare anche il presidente della regione siciliana. Mi spingo fino a questo, perché aveva tutte le capacità il preside Abbadessa. Sappiamo che fare politica non è facile, c'è il gioco delle parti. Tu che non sei mio compagno politico, fai una proposta, so nel mio cuore, nella mia mente, che quella proposta è buona, però siccome io sono all'opposizione te la boccio. Un politico non dirà mai questo pubblicamente, però lo diciamo noi. Parlo della questione, forse l'hai già capito, dell'eli superficie. C'è stato un momento in cui Adrano ha rischiato di perdere i finanziamenti per la realizzazione di questa dell'eli superficie. Occorreva un voto dall'opposizione, e questo voto dall'opposizione è arrivato da Giosi Gullotto. Vogliamo ripercorrere questo fatto, perché è importante, perché la politica a volte si fa anche mettendoci la faccia, ma subendo nello stesso momento anche degli attacchi. Però se il fine è utile per tutti, bisogna a volte fare anche delle cose che dovrebbero essere normali. Non ne stiamo parlando come se fosse non so che cosa, però la normalità a volte diventa anche una realtà. Mi hai rubato le parole, stavo dicendo, quasi quasi mi dispiace che ricordiamo sempre questo episodio, che è rimasto emblematico, hai detto tu bene, è rimasto emblematico, però devo dire che era normale avere, almeno per me, ma anche per tanti altri che fanno politica, è normale vedere il bene della città prima di tutto il resto. Purtroppo, dicevi tu, talvolta l'agone politico, la contrapposizione non ci lascia lucidi nelle scelte. E quindi talvolta facciamo degli errori soltanto perché siamo presi dalla contrapposizione. Questo è il problema che tanti abbiamo, che tanti proviamo quando facciamo politica. Nell'episodio in particolare è semplice, cioè c'era la possibilità che il Comune di Adrano chiedesse dei fondi, erano circa 450.000 euro, qualcosa del genere, per la costruzione di un soccorso, cioè si doveva approvare in Consiglio Comunale il progetto da presentare. L'amministrazione non aveva, ci voleva una maggioranza qualificata, e allora eravamo 30 consiglieri, quindi ci volevano 16 voti, e l'amministrazione allora non aveva che 15 consiglieri dalla sua parte. E serviva necessariamente questo 16° voto, che doveva arrivare per forza dall'opposizione. Non c'è stato un accordo, perché bastava mettersi d'accordo e votarlo all'unanimità, io dicevo. Purtroppo l'accordo non è stato fatto, e quindi io mi sono trovato davanti a una scelta, e la scelta è stata quel giorno di restare seduto in quella sedia, non fare mancare il numero legale e votare quell'atto, purtroppo in contraddizione con quella che era la mia parte politica in quel momento. Dico purtroppo perché non sono stato bravo, sarà stata colpa mia, non sono stato bravo a convincere gli altri sulla bontà del gesto. Poi ho subito perché gli altri ora magari mi dicono che ho fatto bene, ma in quel momento non mi dicevano molto che ho fatto bene, e per un paio d'anni ho dovuto soffrire le angherie, le dicerie, però alla fine ti resta quelle di soccorso che abbiamo, e senza quel giorno che rimanevo seduto probabilmente non l'avremmo mai avuto, quindi va bene così. Ma io ne parlo sempre di questo fatto,
l'abbiamo detto, è emblematico perché a volte la politica diventa nemica di se stessa. Sì, cioè, sì. Cioè, ma è possibile che per un'opera pubblica importante per una città, per il gioco delle parti si debbono creare degli ostacoli? Perché in ogni caso, poi parlando il politichese, ci sarà sempre qualcuno dei tuoi ex compagni che dirà, che vorrà giustificare, diciamo, sì, certo. Perché si prova sempre l'argomento per dire no, tu... Sì. Ma io sono convinto... Quante volte abbiamo assistito, Giosi, a degli atti, a delle proposte bocciate solo perché venivano dall'altra parte? Sì, sì, ma è così. Ma io dico, quella sera i miei... diciamo, i consiglieri comunali che erano dalla mia parte, secondo me erano in assoluta buona fede. Hanno fatto una scelta convinti, assolutamente convinti, che quella era la cosa giusta da fare. E io non, purtroppo mi sono trovato a pensarlo in maniera diversa. Ecco perché, ripeto, non sono stato bravo io a convincere gli altri. E alla fine devo fare la scelta, o seguire loro, seguire quella che era la mia scelta, la mia idea sulla cosa. E l'ho fatto. Insomma, io ripeto, ne parlo sempre di questa cosa per lanciare dei messaggi positivi. Cioè, a volte la politica deve necessariamente mettere da parte, non dico le ideologie, perché ormai, sì, insomma, ormai l'ideologia non esiste, insomma, se è andata a farsi benedire, però davanti a delle proposte importanti, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, ecco, trovare l'unità su argomenti importanti, su realizzazioni importanti. Cioè, non ci possiamo permettere di perdere nulla oggi, altro che le soccorse, ma neanche diciamo un buono spese dai 150 euro non si può perdere, se non perché solo per fare il gioco delle parti. Ma mettetevi d'accordo e poi alla fine divedetevi su delle su altro, ma no, su delle cose importanti sulla pelle dei cittadini. Ne abbiamo parlato, cioè, sono convintissimo. Sono convintissimo, quindi. Più di questo cosa dobbiamo dire, Giosi? No. Senti, chiudiamo la parentesi politica con questo messaggio, speriamo che venga recepito dai nostri rappresentanti politici, anche se ho i miei dubbi, perché... No, io sono sempre fiducioso. Io spero che i giovani che si mettono in politica capiscano che la politica oggi si deve dare tanto, si riceve poco. Una volta era diverso, uno entrava in politica e alla fine riceveva tanto dalla politica. Oggi è perfettamente al contrario, quindi i giovani che si vogliono impegnare in politica devono mettersi in testa che devono dare alla politica, dare al proprio paese, dare energie, dare tempo, dare spazio, rubare tempo ai propri affetti per dare al sociale, per dare alla politica. Ricevere, oggi si riceve ben poco, tranne talvolta odi di gente, quindi bisogna essere, io sono convinto che i nostri giovani, ci sono tante belle cose nei nostri giovani, ci sono tante belle cose, ma ripeto, a volte speriamo, siamo fiduciosi, il gioco delle parti, perché un politico troverà sempre la giustificazione per votare no anche una cosa importante. Per questo dico, per una causa giusta un politico, un consigliere comunale, un assessore, secondo me deve andare a morire per una causa giusta, se ne è convinto lui. Assolutamente, certo. Anche a costo di poi abbandonare tutto e lasciare tutto, voglio dire. Ma sarà così. Tu, facendo quella cosa sull'elisoccorso, sapevi che andavi a chiudere un momento politico, certo, forse, certo, con i tuoi compagni, certo, però certo, la causa era giusta. Sì, a sì, quel punto potevi anche chiudere la tua carriera politica, voglio dire, non è che ma alla infatti fine... è stato, per me è stata, tra virgolette, una fortuna, perché io già di una certa età non dovevo chiedere niente alla politica, quindi potevo finirla là, e così è stato. Quindi va bene, va bene. Vabbè, chiudiamo, che sennò poi... Giosia, apriamo... Nella tua vita c'è anche lo sport, c'è il calcio, sei stato uno dei giocatori dell'Adrano Calcio, ma soprattutto il cognome Gullotta nel mondo del calcio ad Adrano viene ricordato non per Giuse Gullotta giocatore, ma per quello che rimane il presidentissimo di tutti, il presidente Gullotta, Tino Gullotta.
che ci ha lasciati quanti anni fa adesso? 13 anni. 13 anni. 2007. Ecco, Tino Gullotta è stata una istituzione per il mondo del calcio ad Adana, era amatissimo dai suoi, soprattutto dai suoi giocatori. Ci sono ex giocatori di Adano che ricordano tantissimo il presidente Tino Gullotta. C'è un, ogni anno lo avete ricordato con un memorial, qualche anno fa c'è stato anche una rimpatriata di giocatori, sono venuti nel nome di tuo padre, gente come Magnano, Taibbi, non tornavano ad Adano da quasi 20 anni e sono ritornati per ricordare tuo padre. Oggi hai deciso di prendermi di mettere le mie coronarie e le mie emozioni a grossa, con un grosso problema. Sì, certo, io ho giocato a calcio, l'ho fatto con tantissimo piacere, ma l'ho fatto e quando ricordo il calcio ricordo il mio padre, non ci sono dubbi. Tino Gullotta è stato un emblema per il calcio aretano. Io ricordo da piccolino che talvolta in famiglia odiavamo questo suo eccessivo amore per il calcio, perché era motivi di litigi anche pesanti tra i miei genitori, e quindi non, talvolta io piccolino non avevo questa cosa positiva. Crescendo e capendo il suo amore per il calcio e quello che lui stava facendo dal nulla, quello che ha creato, perché ricordiamo che avevamo una squadra fortissima, non ci sono discussioni, certo, mi ricordo i momenti bellissimi, anche come calciatore, ma special modo come persona, come cittadino di Adrano che seguiva la sua squadra dal cuore. Quelli erano gli unici anni dove davanti all'Inter, alla Juventus e il Milan c'era l'Adrano. Oggi non è più così, ma allora al campo sportivo non c'erano le partite che si facevano su Sky o cose del genere, si sentivano le partite eccetera, ma tutta la gente che amava il calcio ad Adrano, uomini e donne, si ritrovavano al campo sportivo, al vecchio Duca di Mister Bianco, oggi ridotto in un certo modo, dove gente di un certo calibro, hai nominato Renato Magnani, Mico Taibbi, Aurelio Di Mauro, ma speriamo i grandi nostri. Io ripeto, noi abbiamo avuto delle possibilità di calciatori di un certo livello, nomino per tutti Nino Reina, il nostro capitano, che poteva aspirare, partendo dal nulla, partendo quasi da giocare nell'oratorio, poteva aspirare ad essere un giocatore di altissimo livello. Bene, tutte queste persone sono rimaste molto legate a mio padre. Renato Magnani è stato qua fino all'anno scorso, fino a quest'anno, viene con regolarità a trovarci, trovare noi. E devo dire che prima di venire a trovare noi o chiamarmi al telefono per dire prendiamo un caffè, è sempre passato dal cimitero a portare un fiore. E per noi è importante. Sì, è importante. Ecco, abbiamo ricordato la figura di tuo padre anche per ricordare quegli anni d'oro del calcio della vita. Siamo fine anni 70, 80. Certo. Diciamo, hai citato il Duca di Mister Bianco, ricordiamo che in quegli anni erano due le squadre, certo, in promozione ad Adano, due squadre in promozione nella stessa città, non era la promozione di oggi, almeno era la Serie C, certo, significava almeno la Serie C, come livello, e tutto, certo, questo si svolgeva in quel campo che oggi i ragazzi di oggi non possono neanche immaginarsi cosa c'era la domenica. A l'una e mezzo da Adrano svuotava le sue case per andare verso il Duca di Mister Bianco. Sì. C'era la villa alle due prima dell'inizio delle partite. Sembrava San Siro quando accedono tutti ai cancelli. Tutti i balconi erano stracolmi di gente, ma poi la partecipazione era pazzesca. Lunedì si incominciava a discutere di calcio e si finiva domenica. La pausa durava forse lunedì mattina, lunedì pomeriggio già eravamo di nuovo a pensare all'altro. Veramente anni bellissimi, bellissimi. Dove Adrano, ecco, perché di questo dobbiamo parlare, era ricordata per fatti positivi. Cioè Adrano era Adrano, aveva due squadre di calcio che si facevano onore. Un anno siamo arrivati in promozione al quarto posto, era
una cosa per una realtà come quella di Adrano è una cosa pazzesca. Purtroppo il campo era quello che era, lo stadio è arrivato tantissimi anni dopo, ma in quegli anni serviva veramente lo stadio dell'Etna. Perché quando ricordi che quando pioveva c'era metà campo che era quasi impraticabile, eppure si giocava. Ecco, ma ricordiamo questo, io ho detto la domenica, ma come dicevi tu, tutta la settimana, a parte lunedì, c'era silenzio. C'era la rabbia. Martedì si cominciava con gli allenamenti, perché c'era un allenamento ogni giorno, quelli della Adrano e quelli della Ternò. In maniera alterna. Esatto, e lo stadio, insomma, il campo si riempiva anche durante la settimana. C'erano centinaia di persone. Il giovedì c'era la partitella della Ternò, se non sbaglio, della Adrano, e il venerdì c'era la partitella fra la prima squadra e i ragazzi. E c'erano centinaia di persone ad assistere. Certo, c'erano partite, anche quelle di, tra virgolette, di allenamento, erano partite tirate, perché si tendeva a mettersi in mostra agli occhi dell'allenatore, e quindi nella speranza, il giovane di essere chiamato in prima squadra, la riserva della prima squadra a rubare il posto al titolare, il titolare a garantirsi il posto, perché c'era anche il gettone di presenza, c'erano tante piccole cose che stimolavano. Poi non parliamo del giorno del derby. No, beh, quello. Il derby a Adrano Aternò, davvero, c'erano quasi più di 3.000 persone. Ma 2.000, non so se manco. Ma ripeto, anche quelli che erano allo stadio, ma quelli che erano a casa, vivevano la realtà del derby in maniera, si andava al mercato lunedì e il martedì e il venerdì, e il mercato era stracolmo di gente vestita in bianco-azzurro o giallo-blu, in contrapposizione, proprio per far vedere da che parte si stava. Molto bello. C'era una grande rivalità, tu hai citato Nino Reina, ma ci sono state tantissimi giovani adaniti che davvero con strutture idonee avrebbero potuto giocare anche a livello professionistico. Ricordiamo Antonio Tesolin, Mimmo Maccarrone, Vincenzo Castiglione, Aldo San Giorgio, tantissimi adesso. Pippo Castro, Vincenzo Castro, Vincenzo, rischiamo di dimenticare. Infatti non l'ho voluto fare, ho nominato Nino perché Nino è Nino. Allora facciamo così, citiamo i due capitani, Nino Reina della Adrano e Turi Marcellino della Ternò. Questo era bello, che i capitani erano due giocatori del luogo, e questo non era facile, perché solito il capitano lo fa chi ha maggiore presenza, invece a due giovanissimi erano, ed è bello così, è stato bello per questo, perché tu ti identificavi nei nostri capitani, giusto? Sì, assolutamente, nel modo più assoluto, bello. Va bene, Giuseppe, abbiamo fatto un bel tuffo nel passato, abbiamo ricordato momenti anche gioiosi che ci rianimano, perché ricordando queste cose mettiamo anche curiosità tra i giovani di oggi, magari che forse qualche quindicenne di oggi che ci ha ascoltato per la prima volta immagina, ma davvero Adrano era così dal punto di vista calcistico? Era così, perché stiamo parlando... Non solo dal punto di vista calcistico, Adrano è una gran bella città, è inutile che ci andiamo, purtroppo sta a noi renderla un luogo bello. Io ripeto, oggi torno a scuola, talvolta io sento qualche alunno che parla male del nostro liceo, ma il liceo com'era una volta, com'era, abbiamo tanti difetti, non ci sono dubbi, ma i difetti li mettiamo noi, non sono i difetti degli altri. Quindi dobbiamo cambiare noi per rendere quei difetti pregi. E ce ne sono tanti. Il nostro liceo ha un sacco di pregi. Ha i difetti, ci mancherebbe, ma cambiamoli i difetti e facciamo emergere i pregi. Adrano ha un sacco di difetti, certo, ma c'ha tanti pregi. Facciamo emergere i pregi. E solo così possiamo tentare di evitare di essere soltanto di gente che parla di politica o di sport al bar, ma diventiamo protagonisti della nostra storia. Certo, ma in ogni caso il liceo
Noi diciamo liceo classico, certo. Diciamo liceo oggi liceo. Perché io infatti lo chiamo, sono più indirizzi, lo chiamo liceo così. Ma il liceo Verga di Adano è una istituzione per la nostra città, è come la villa, è come il castello. Ma è uno dei centenari, è un, certo, generali, è un liceo storico, quindi è un liceo storico. Storico. Ci sono tantissime persone del comprensorio che si ricordano del liceo. Che hanno liceo frequentato il nostro liceo. Una volta era, diciamo, più... era noto perché era, era il liceo classico, sì. Oggi al liceo si studia anche cinese, si studia ci sono vari indirizzi e quindi diciamo la formazione è cambiata, si è adeguata ai tempi, ma il liceo classico rimane una istituzione la nostra città e lo dobbiamo sicuramente tutelare. Va bene, Giosi, allora ti faccio, intanto ti ringrazio per essere stato con noi e aver raccontato un po' della nostra identità, diciamo così. E poi soprattutto adesso che vai in pensione, inizia una nuova fase della tua vita, abbiamo visto che ci sono tante fasi della tua vita, adesso inizierà quello... quella da pensionato che comprenderà sicuramente anche le fasi di cui abbiamo parlato. Assolutamente, certo Sabato, io ringrazio te del tuo invito perché mi hai dato l'occasione di ricordare 40 anni della mia vita, ad Adrano e così ricordare 40 anni della storia di questo paese per quello che chiaramente posso fare io, ma tu con questo programma Incontri riesci spesso a parlare di tante, a dare a noi l'opportunità di conoscere interamente le varie sfaccettature positive di questo paese, quindi sì, ci andiamo verso una nuova fase della nostra vita, ripeto, dove spero, mi auguro che l'impegno nel sociale, in special modo, non venga meno, ma anzi venga assolutamente intensificato in quest'ultimo periodo, perché ho più tempo libero e quindi posso più dedicarmi, come giusto che sia, alla mia città, alla società in cui vivo. E lo scopo del nostro programma non è solo quello di raccontare diciamo pezzi di storia della nostra città, quello è l'obiettivo principale, ma attraverso la memoria della nostra città, della nostra identità, ecco, tutto questo spero possa servire a chi ci ascolta, soprattutto ai più giovani, per dire che molte cose buone appartengono alla nostra storia, molte cose buone sono state fatte nella nostra città, ecco, raccontando la storia della Fantastic Travel. Può dare spunto, ad esempio, a qualche giovane, diciamo, non, ad aprire qualcosa che sia collegata col mondo dei viaggi, o insomma, qualche idea, bisogna avere coraggio anche. Bisogna avere coraggio, bisogna scommettersi, ma se un giovane, se un giovane non si scommette, non è più giovane, diventa vecchio. Cioè fate noi non scommettere più, io non mi scommetto più, ora vado a fare altre cose. Ricordiamo ma che un giovane a 20 anni si deve scommettere, si deve mettere in gioco. Si possono fare anche degli errori, vabbè, ma se si è giovane gli errori si fanno sempre. Anche perché ricordiamo che questa agenzia di viaggi, la Fantastic diciamo così. Sì, così, noi la chiamiamo così. Io ricordo che i primi tempi nessuno riusciva a dire, era un po' complicata questa parola. Noi siamo stati, sì, ma perché per noi era quando abbiamo scelto questo nome, perché il nome l'abbiamo scelto noi ovviamente, l'abbiamo proposto, ci siamo chiesti, ma lo facciamo in inglese, perché in inglese... Ovviamente la gente ci ha criticato all'inizio, ma non avevo altri nomi. Siamo stati indesignati. Adesso viene facile a dirlo perché ovviamente è diventato patrimonio del nostro dialetto quasi. Ecco, quando è nata questa agenzia nel 79, parte dall'idea di tre giovani laureati. 22 anni. Quanti anni avevo? 22 anni. Io avevo 22 anni, ero il più giovane, ma gli altri erano 23, 24. Quindi non eravate ancora laureati forse? Io mi ero appena laureato. Io mi sono laureato ad agosto e a novembre abbiamo aperto. Quindi ancora l'insegnamento per voi? Zero. Non era... L'unico che insegnava a livello privato era Giuseppe Bulla, perché è un pochino più grande di noi. Esatto. E quindi già lui aveva iniziato a lavoricchiare. Esatto. Nunzio non era ancora nemmeno laureato, si è laureato subito dopo. Ecco, quindi eravamo tutti 22-23 anni, quindi eravamo là. Questo rafforza quello che stavo dicendo. Assolutamente. Che tre giovanissimi
che poi diventeranno professori, sono andati in pensione adesso, sì, iniziano il loro cammino nel mondo del lavoro dal nulla, cioè inventandosi una struttura che durerà 40 anni. Ma non solo, sapendo che quello era un grosso sacrificio a lavorare, perché quando si bene o male fa il doppio lavoro, perché così dovremmo dire, l'impresa privata e l'impiego pubblico, significa lavorare per due volte. E questo non ci spaventava per niente. Vabbè, il guadagno era per due volte. Certo, certo, ma all'inizio, guarda Salvo, all'inizio non era guadagno, all'inizio erano solo spese, non c'era per niente di guadagno. Certo, poi c'è stata anche la fase di guadagno, certo, ci mancherebbe altro. L'idea si è innovativa. Assolutamente, insomma, assolutamente. Una idea che dura 40 anni vuol dire. No, ma assolutamente, ci sono stati momenti assolutamente positivi, non ci sono dubbi. Va bene, allora Giosi, abbiamo raccontato tantissime cose, ancora auguri per la tua nuova grazie, fase, diciamo, non lavorativa, però insomma il lavoro non ci manca, sarà sempre, non il manca, lavoro non, debbe, manca. Non deve essere sempre quello retribuito, voglio dire. No, sempre. No, assolutamente, assolutamente. Ok, grazie alla professoressa Giosi Cullotta e a tutti coloro che ci hanno seguito, buona serata. Grazie a voi, buonasera.